La pace del Signore sia con tutti noi. Mie care nella grazia, ancora stasera, Dio volendo, vorremmo fare qualcosa per il popolo di Dio. Ciò che il Signore mi ha messo a cuore è un passo nella parola di Dio in Efesini 4. Alcuni versetti che poi il Signore farà il resto. Se avete una Bibbia possiamo leggere insieme. Amen. L'unità nella fede. Efesini capitolo 4. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri, con amore. Sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Fin qui la parola del Signore. Poi, se Dio volendo, proseguiremo, ma vogliamo dar spazio a questi primi versetti che il Signore sta mettendo nel nostro cuore qualcosa meraviglioso, ma prima vogliamo dare gloria al Signore con la preghiera? Perché noi siamo vuoti in questo momento e il Signore potrebbe riempirci ancora prima che noi pensiamo di essere ripieni. Con il vostro permesso, chi è disponibile? Schini il capo e preghiamo insieme. Padre Santo, Dio d'amore, con questa gioia, con questa serenità, con questa pace che tu ci hai donato oggi, Signore, noi stasera siamo tutti riuniti qui davanti a te. Chi a destra, chi a sinistra, chi a levante, chi a ponente, chi in ogni luogo del mondo e dell'universo, stasera siamo qui, tutti al tuo cospetto. Padre, Dio d'amore, stasera vogliamo portare tutti i nostri difetti, tutti i nostri problemi, tutte le nostre angustie, tutte le nostre difficoltà e li vogliamo portare a te come profumo soave a te gradito attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo, sì, il nostro avvocato difensore. Stasera, Padre, veniamo a te,
attraverso il tuo figliolo, Signore, ti preghiamo, ti lodiamo e ti benediciamo di accettare questi nostri, come dire, angustie, nostre difficoltà, le nostre problematiche di ogni giorno. E ti preghiamo, Signore, stendi la tua mano potente su ognuno di noi e benedicici. Stasera riempici del tuo Santo Spirito, del tuo Santo Amore, della tua Santa Potenza, che possiamo dire Abba, Padre. Grazie, grazie, Signore. Alleluia. Gloria a tuo nome, Signore. Grande sei, meraviglioso sei. Non c'è Dio grande come te. E stasera più che mai, Signore, vogliamo veramente lodarti e benedirti, perché tu sei l'alfa e l'omega, tu sei l'inizio e la fine, tu sei tutto, Signore. Stasera ci aspettiamo miracoli da te, Signore. Siamo sicuri che tu ci elargerai benedizione su benedizione, perché veramente te lo diciamo e siamo venuti con senso e corpo e anima. Grazie, Padre. Soprattutto, Signore, ancora quelli che sono lontani, Signore, che si stanno per avvicinare, Signore. Benedici anche loro, che possono trovare quella benedizione che in questo momento sta elargendo a tutti noi. Sì, Signore, se c'è ancora qualcuno che in questi giorni sta meditando per fare il gran passo di entrare nella tua famiglia, nel tuo popolo, fai che possa affrettarsi e che possa venire a te attraverso il tuo figliolo. Ti ringraziamo, ti lodiamo, perché tu sei un Dio grande e meraviglioso. E stasera più che mai ti presentiamo le nostre famiglie, dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo. Nessuno è escluso, Signore. Benedicili tutti, Signore. Ti ringraziamo ancora per la parola che ci hai messo a cuore di meditare in Efesini 4, Signore. Ancora i primi versetti, Signore, perché siamo sicuri che con questi pochi versetti dell'inizio tu riempirai il nostro cuore, la nostra anima, il nostro spirito. Grazie, Padre. Grazie nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Miei cari, nella grazia, come abbiamo potuto leggere nella parola di Dio in Efesini 4, dove dice: io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Miei cari, nella grazia, quando vi siete avvicinati nella casa del Signore e avete fatto il primo passo per dare devozione a Dio, cosa avete promesso? E qui vi dice: siate degni di comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Cosa vi è stato rivolto quando avete fatto il gran passo di dire: io amo a te, mio Signore, con tutto il cuore, e voglio fare quel gran passo di venire a te? Cosa avete mostrato? Vedete, ciò che avete mostrato è qualcosa di un impegno che bisogna portarlo avanti. Se veramente avete fatto quel gran passo e per un modo e nell'altro vi siete allontanati, oppure magari vi siete messi un pochettino da parte dicendo: tanto ci sono gli altri fratelli che stanno evangelizzando, ci sono le altre sorelle che sono meglio di noi, parlano meglio di noi, fanno qualcosa più indipendente
oltre di noi, e voi magari vi siete scansati da parte in un angolino. Ehi, miei cari nella grazia, questo non deve succedere. Perché se ognuno di noi diciamo tanto c'è il fratello che sta parlando, tanto c'è quell'altro fratello che sta evangelizzando, tanto c'è quella sorella che parla meglio di me, tanto c'è quella, e io mi sto tranquillo, tanto ho accettato Gesù, ho fatto la mia devozione, ho fatto questo, ho fatto quello e mi sto in un angolino. Oh, ehi, miei cari, nella grazia, questo non è da cristiani. Non è da figli di Dio, perché Dio quando chiama, chiama un figlio volenteroso, ubbidiente a ogni suo decreto, ogni sua parola. E quando leggiamo nella parola di Dio che dobbiamo essere come la devozione, come siamo stati chiamati, dobbiamo fare ciò che è degno della vocazione che abbiamo portato e detto di portarla avanti. Ora, miei cari, non per farla lunga in un versetto, ma vogliamo leggere ancora cosa dice nel secondo versetto: con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandoci gli uni e gli altri con amore. Vedete? Primo, fare con dignità ciò che siamo stati chiamati. Secondo, dobbiamo amare gli uni e gli altri, comportandoci con dignità, con amore. Magari ci sono stati anni che abbiamo avuto degli amici, ma certe volte io dico 5.000 utenti nel vecchio profilo e ogni giorno cancello diverse persone per dar spazio agli altri e visto che non ce la facevo più con un profilo che dovevo cancellare amici in continuazione, ogni giorno facevo cambio e scambio di altre persone nuove per dar spazio, per far conoscere ciò che il Signore ha messo nel mio cuore agli altri. E così ho deciso di fare un secondo profilo, che è questo nuovo, che sto dando veramente tutto quello che il Signore mi ha messo nel mio cuore, tutto completo. E chi mi ha seguito in questi giorni, ho fatto alcuni video in diretta, che ho parlato in piccolezza, ma il Signore sta dando spazio di parlare in cose più mature, cose più evidenti, ma il tempo è poco. Avrei bisogno molto più tempo per quello che il Signore ha messo dentro il mio cuore, molto di più. E chiedo preghiere a voi, di pregare per me, per darmi ancora più tempo di dedicare a voi, miei cari, nella grazia, perché vi amo. E ciò che faccio lo faccio con amore, lo faccio con dignità di amore perché vi amo e lo dico, lo scrivo, lo dico nei video, lo dico dappertutto nel mio sito, nel mio profilo, nel nuovo profilo. Ho fatto alcuni GIF veramente per farvi capire quanto vi amo. Mi esprimo in tutti i modi. Alcuni mi dicono che nei GIF, nelle foto sono diventato un fanatico. Ma per amore! Quello che sto facendo per voi, perché vi amo e non per vanagloria, non per altro, non per fanatismo, ma perché voglio dimostrare amore a tutti, anche ai miei nemici. Se ancora c'è qualche nemico, ti prego, ascoltami, metti pace con me, perché ti amo con tutto il cuore. E voglio uscire da questo problema con te. Amami come io ti sto amando con tutto il cuore. Te lo sto dicendo in diretta qua. Ti amo nell'amore del Signore, chiunque tu sia. Magari io mi sia dimenticato di te, ma in questo momento ti esorto.
perdonami se ho sbagliato con te, o tu abbia sbagliato con me. Io ti ho già perdonato nell'attimo che tu hai sbagliato con me. Perciò perdonami adesso, anche a distanza di anni. Chiedo perdono, ti supplico, nel nome di Gesù Cristo, perdonami. Vedete, questo è il versetto che ho parlato poco fa. Dimostrare quest'amore agli altri in anteprima di ciò che possiamo fare agli altri è un onore. Non è, diciamo, dice, ma come si sta abbassando così? Davide, il re Davide, quando sua moglie gli disse, ti sei messo nudo davanti al tuo popolo, ti sei magari abbassato così alla nudità, camminando davanti all'arca. Davide disse, io per l'Altissimo Signore mio farei questo e altro, ancora di più. Perché quello che ho fatto e che farò, Dio ha preferito me e non tuo padre, che l'ha destituito dal regno dandolo a me. Vedete la mansuetudine, l'amore che noi dimostriamo verso gli altri, l'umiltà che andiamo verso Dio, Dio ci premia. Vedete, Dio ci premia. E con questo, tra parentesi, voglio andare ancora più avanti, anche che il tempo mi stringe, perché il tempo è poco quello che ho a disposizione. Pregate per me che io abbia più tempo. E qui ci dice, nel quarto versetto, ci dice, vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vedete, c'è un solo spirito. È una sola speranza per quella che siamo stati chiamati nello spirito. Perciò è inutile che andiamo a destra o a sinistra a cercare soluzione. Magari qualcuno va cercando soluzione in altre cose che il nemico lo fa abbaiare con abbagli miraggi, perché non sono altri che miraggi. Oggi risplendono e come il sole, sempre dico, quando rispecchia nel pozzo o nel lago o nel mare, è solo un miraggio. E il nemico fa questo, fa apparire strade larghe, spaziose, gioielli, denaro, macchine di lusso, tutto è un miraggio. Oggi ci sono, domani non ci sono più. Perciò alcuni danno il cuore, l'animo al nemico, preferiscono quello che è un miraggio di oggi, domani. Vedete chi fa speranza della sua voce, a volte un cantante dà l'animo al nemico per aver successo, ma scadendo la sua voce, il termine che il nemico ci lascia, quello lì è perduto, perché ha fatto una devozione al nemico. E il nemico si presenta a quell'uomo o quella donna e gli dice: il tuo tempo è scaduto, adesso sei mio. Perciò non facciamo promesse né a destra né a sinistra, non preferiamo le strade larghe, spaziose, le macchine di lusso, l'oro, l'argento, ma preferiamo colui
quella stradina stretta, angustia, bassa, che ci porta dritto verso l'Altissimo Dio, attraverso Gesù. E questo è un compiacimento, ve lo dico con tutto il cuore, perché ne ho avuto esperienza. Quando il Signore si manifesta in noi attraverso il suo Spirito, sentiamo dentro di noi quella pace, quella gioia, quella tranquillità, quel riempimento di noi stessi, nell'amore del creato, perché tutto è di Dio, l'aria, la luce, le tenebre, il mare, le montagne, le pianure, tutto è di Dio. Dio ha creato ogni cosa vivente e mortale. Dio con il suo soffio crea. E oggi hai bisogno di qualcosa? Sei malato? Sei sofferente? Sei andato dal medico e il medico ti ha detto, magari si è tolto gli occhiali guardandoti e dicendo al tuo amico, senti, addirittura, senti caro paziente, per te non c'è niente da fare, hai 3 mesi di vita. E poi, oppure, sei in uno stato che hai un tumore. Sei in uno stato che hai magari qualche altra cosa. Miei cari, per Dio non c'è niente difficile. Qualsiasi cosa che tu hai stasera, inginocchiati, ovunque ti trovi. Anche adesso, se non ti vede nessuno, tanto io non ti vedo, nessuno ti vede. Sei a casa tua, sei per strada con il telefonino che stai guardando, oppure magari questo video va in online, quando lo ascolterai, lo vedrai, inginocchiati, ovunque tu sei, non ti preoccupare, non guardare chiunque c'è, fai finta che sta venendo Gesù Cristo che ti sta chiamando. Inginocchiati, inginocchiati. E dai devozione a Dio dicendo, Padre, nelle tue mani metto il mio cuore e il mio spirito. Così disse Gesù, stando alla croce, quando stava donando tutto se stesso a Dio. Padre, nelle tue mani metto il mio spirito. Ora voi ditelo come volete. Non è una formula. Non è una formula, perché qui non parliamo di formule, qui parliamo solo di Dio, di Gesù, che con un soffio, così, crea. Crea la vita. La vita. Adesso, inginocchiati, chiedi. Primo, Padre, a te vengo e porto tutti i miei difetti, le mie angustie, le mie difficoltà. Stasera ti chiedo perdonami. Prima questo, perdonami se ho sbagliato. Qualunque cosa abbia fatto, perdonami. Per Dio non c'è niente difficile o piccolo o grande di perdonare. Mi dirai, ma io ho ammazzato persone. Io ho fatto una tragedia di sterminio. Ho sterminato villaggi, ho sterminato famiglie. Per Dio, non c'è niente di piccolo e di grande. Se tu ti inginocchi stasera stessa, tu sei perdonato, sei graziato, sei in vita. Stasera tu guarirai.
domani? Domani no. Domani no perché è domenica. Ma lunedì chiedi di nuovo una visita. E il dottore dirà: mi sono sbagliato. Aspetta che facciamo di nuovo gli analisi. Non ci vedo chiaro adesso. Se no, aspetta, ti mando dentro un mio collega. Può darsi che le mie macchine non funzionano bene adesso. E voi ridete mentre parlate con il dottore, ridete. Ridete. Perché siete consapevoli già che cosa è successo? Vi ha cambiato fino il sangue, il Signore. Vi ha cambiato fino che cosa? Tutto. Dalla testa fino ai piedi. Con il vostro perdono che avete chiesto, Dio vi ha rigenerato. Come un motore rigenerato di una macchina. Mi comprenderete subito perché tutti vi piace una macchina. E sapete quando il motore non funziona, il meccanico dice: vuoi risparmiare, non vuoi comprare un motore nuovo? Sai che facciamo? Lo portiamo a rigenerarlo, però non dura come quello nuovo, dura finché dura. Capite? Ora invece il Signore, quando rigenererà lui, dura in eterno. Non è simile alla macchina, non è simile al motore rigenerato, ma è in eterno. Capite cosa dice la parola di Dio? Seguiamo il Signore, seguiamo Gesù, seguiamo la sua parola e vogliamo essere, come dice qui, la sua parola. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni e gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'umiltà dello spirito con il vincolo della pace. Capite? Capite, miei cari? Con il vincolo della pace. E in vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti, in tutti. Vedete? Fra tutti e in tutti, un solo Padre. Non c'è bisogno che alcuni vedono un parroco e gli dicono: Padre Giacondo, Padre Giacomino, Padre Antonio, un solo Padre c'è. Un solo Padre, tranne il Padre che ci ha messo al mondo come in carne. Un solo Padre. Un solo Padre, Dio onnipotente. Parliamo di spiritualità extra del Padre che ci ha messo al mondo, c'è un solo Padre. Perciò chi si fa chiamare Padre Giacomino, chi si fa chiamare Padre Antonio, Padre Angelo, Padre questo, Padre quello, gli dobbiamo dire: senti, se vuoi ti chiamo fratello, che non posso neanche dirtelo, perché prima per chiamarti fratello devi accettare il mio fratello Gesù Cristo. Ma magari
se lo vuoi, ma non si può dire neanche. Vedete a che punto ci sta portando la parola di Dio? Rispecchiandoci con la parola di Dio, siamo onesti, vogliamo dar gloria a Dio. E per questo io voglio fermarmi con una piccola preghiera di ringraziamento al Signore, perché il tempo mi è scaduto questa sera. Vogliamo chinare il capo e lodare il Signore per quello che abbiamo ascoltato. Padre Santo, Dio d'amore, ti voglio lodare e ringraziare per ogni cosa che tu stai facendo nella nostra vita. Grazie come tu ci hai fatto parlare stasera. Grazie Padre come tu hai riempito i nostri cuori, la nostra anima, la nostra gioia, la nostra umiltà, Signore. Sì, Signore, ancora facci più umili, Signore, di poter fare di più per te e per il tuo popolo, per diventare luce del mondo intero. Vogliamo venire a te, Signore, e portare tutti i nostri difetti, le nostre difficoltà, le nostre paure, le nostre angosce, tutto ciò che è negativo. Vogliamo portarlo ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo per essere consacrate e vissuti in un modo che tu vuoi, nella tua gloria, Signore. Ti vogliamo mettere tutto davanti a te attraverso Gesù, Signore. Benedici ancora tutto il mondo intero, benedici tutte le nazioni, benedici ancora i popoli in guerriglia che possono tornare in pace, benedici ancora l'abbondanza, Signore, che tutto il mondo riceve questa abbondanza, questa gioia, questo amore universale, Signore. Stasera, Signore, sappiamo che tu ci benedirai, sappiamo che tu ci darai l'abbondanza, sappiamo che tu ci rigenererai. Si parla di abbondanza, si parla ancora in questi giorni tanto. Sarà la politica, sarà quello, sarà l'altro, ma sicuramente c'è la tua mano potente, Signore, che tu darai ogni cosa che ti stiamo chiedendo come veramente, con lacrime di amore, lacrime che scendono veramente di gioia verso di te, Signore, e stasera, come più che mai, siamo coerenti che tu ci benedirai. Ti ringraziamo, Padre. Benedici le nostre famiglie, dal più piccolo al più grande. Benedici ancora i nostri figli, benedici ancora le nostre mogli, ancora per chi, benedici i mariti, per le sorelle, benedici tutti, benedici i suoceri, con suoceri, tutti, Signore, benedici ancora gli amici e anche i nemici, Signore, se ancora ce ne abbiamo ancora qualcuno, che il Signore veramente stenda la sua mano su ognuno. Grazie, Padre, ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo nel nome santissimo del tuo figliolo Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a te, Signore, alleluia. Pace del Signore, fratelli e sorelle, amici e anche nemici se ce ne sono ancora. A Dio volendo ci sentiremo presto. Spero di avere più tempo di dedicarlo a voi perché vi amo con tutto il cuore. Nel nome di Cristo Gesù vi abbraccio come faccio sempre, così, stretti uno con l'altro e un grande bacio doppio. A tutti. Pace del Signore. Amen.